Un altro dramma che scuote l'opinione pubblica e che porta nuovamente alla ribalta il tema della sicurezza sulle nostre strade. Non è la prima volta che la Via Nuova per Pisa diventa teatro di incidenti gravi, come quello avvenuto ieri sera a causa del quale un giovane si trova ricoverato in gravissime condizioni a Cisanello. Solo lo scorso gennaio una ragazza di 18 anni aveva perso la vita in uno scontro tra due auto poco distante ma lungo lo stesso tratto di strada. E così residenti e titolari di attività tornano con forza a chiedere interventi urgenti per migliorare la sicurezza della zona, a partire da una illuminazione adeguata della strada. Questa zona viene parecchio frustrata con gli incidenti. Tamponamenti, anche cose leggerine, ma anche cose molto gravi, come quello di ieri sera, come quello laggiù. Ora, questa via qui, diciamo, è stata battezzata ieri sera, la prima volta, però purtroppo la situazione qui sì. Camminano forte, c'è poca illuminazione e poi più che altro la velocità, diciamo. Illuminazione non c'è per nulla, per niente, illuminazione è proprio zero, zero, zero. Però il più è l'alta velocità che fanno le persone, i sorpassi e tutte altre cose. Chiediamo che vengano installati dei autovelox affinché queste cose non succedano più.